Federica Panicucci umiliata a Mattino 5 e dalla moglie di Paolo Bonolis, video. Ancora polemiche su Federica Panicucci dopo il video del fuori onda scandalo a Mattino 5. Federica Panicucci continua ad essere al centro della bufera mediatica dopo il tanto chiacchierato video del fuori onda shock trasmesso da Striscia la Notizia, dove la vedevamo sbraitare duramente contro il suo collega a Mattino 5, Francesco Vecchi. Un video a dir poco scandalo durante il quale la Panicucci ne diceva di tutti i colori nei confronti del suo collega di lavoro, arrivando ad insultarlo con termini decisamente molto forti. Fuori onda Federica Panicucci, il collega la umilia in diretta a Mattino 5. È solo un cretino, un pezzo di mercoledì figlio di buona donna, sono questi alcuni degli epiteti che la Panicucci in questo fuori onda shock ha usato contro il suo collega di lavoro a Mattino 5. Ebbene, il giorno dopo la messa in onda del filmato in TV, ecco che la Panicucci ha scelto di scusarsi in diretta con Francesco Vecchi, quest'ultimo ha accettato le sue scuse ma al tempo stesso ha affermato di esserci rimasto molto male. Ebbene, la polemica sembrava oramai superata, ma quest'oggi durante la nuova diretta di Mattino 5 abbiamo visto che Francesco Vecchi ha umiliato in diretta la Panicucci, aprendo la trasmissione in maniera particolare. Il giornalista, infatti, ad un certo punto ha interrotto la conduttrice per prendere la parola e per ringraziare le tantissime persone che in questi giorni gli hanno espresso la loro solidarietà e il loro affetto dopo il fuori onda shock a Mattino 5 in cui veniva insultato e dove la Panicucci arrivava a dire che il prossimo settembre sarebbe rimasto a casa. Ecco il video di oggi. La moglie di Paolo Bonolis contro Federica Panicucci. Vecchi ha voluto ringraziare i tantissimi fan sociali e al tempo stesso ha lanciato l'ennesima frecciatina alla Panicucci, la quale è apparsa visibilmente imbarazzata dal fatto che il conduttore di Mattino 5 avesse tirato di nuovo in ballo l'accaduto. A quel punto la conduttrice non ha potuto fare altro che scusarsi di nuovo con il suo collega di lavoro, ammettendo di essere amareggiata da tutto quello che era successo. Ma in queste ore la Panicucci è stata bersagliata anche dalla moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, che sui social si è presa gioco della conduttrice di Mattino 5 dopo aver visto il filmato del fuori onda. Una Barbie over incatissima, è questo il commento al vetriolo postato sui social dalla moglie di Bonolis, che a quanto pare non sarebbe proprio in buoni rapporti con la conduttrice del programma mattutino Mediaset.